Ragazzi, buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sto andando in un posto che mi è stato consigliato da dei locali come un buon posto per la pesca. Si tratta di un ponte da cui uno pesca e spero di prendere qualcosa di bello e anche qualche nuova specie. Vediamo un po' come va. Eccomi arrivato al ponte. Questo è un ponte da cui i pescatori si mettono di solito sopra, mi hanno detto, a pescare da questo lato. Adesso è totalmente bassa marea, come da previsione, per cui non c'è nessuno. Io però sono arrivato con largo anticipo e voglio cercare anche qualcosa qui, magari per mettere anche una canna a fondo, perché ho parecchio tempo oggi, quindi voglio provarle tutte anche per prendere una nuova specie. Questa è tutta una parte che rimane coperta con l'alta marea, perché ci sono delle escursioni mareali pazzesche di 2 o 3 metri. Io voglio cercare qualche bivalve, qualche cozza. Ah, guardate, qua c'è un cannolicchio. No, è un bivalve comunque. Questo già è ottimo. Qui una lumachina. Mi servono proprio queste cose per poter innescare i miei ami. Eccole qua. Vedo anche diverse specie. Vedete, questi piloni con l'alta marea penso siano fino a qua coperti dall'acqua. Speravo anche in qualche granchietto. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Acqua gelida, ovviamente. È anche un po' scivoloso, però è uno spettacolo. Ragazzi, ho trovato un pesce incredibile, un pesciolino. Sembra tipo una bavosa. Stava sotto una roccia che era scoperta dall'acqua. È un piccolo pesce serpentiforme. E abbiamo già catturato un pesce a mani nude. Quindi ho già scappottato. Questi cosa sono? Sono dei crostacei. Guardate che crostaceo piccolo. Lo lasciamo andare perché non si può innescare, è troppo piccolo. Eccone un altro di bivalve. Questo penso sia perfetto per esca. Eh sì, ho trovato una sorta di bibi, stile bibi, perfetto. Quello di sollevare sassi è una delle cose più belle da fare un po' in tutte le parti del mondo, perché uno trova veramente tantissimi organismi diversi ed è così che si impara a conoscere diversi animali che abitano nel mare, soprattutto in questa zona che è chiamata intertidale, cioè una zona tipica in cui c'è ogni tanto l'acqua con l'alta marea e ogni tanto invece con la bassa marea rimane esposta all'aria. Zona intertidale, tante sorprese. Voglio utilizzare questo trave che ha fatto Amato, vi lascio il link in descrizione. Questo in realtà è un trave per l'orata da barca con un 35 in fluorocarbon, ami dell'1.0, che spero siano buoni per pescare qua, ma penso di sì, per innescare i miei bivalvoni trovati. Non è che mi piaccia troppo pescare in mezzo alle macchine che passano, però è sicuramente molto meglio qui. Nel frattempo che aspetto una mangiata su questa canna, metto anche la mia canna da light. Ok, qui ho il Diver BGMQ, la mia Spark Spin e un giugulo da 15 grammi. Speriamo di non incannare qualcosa di veramente grosso, perché come lo tiro fuori? Dovrei farmi tutto il giro e tirarlo fuori da sotto. Mangiata! Questo era un pesce sicuro. Pesce! Ho un pesce! È molto piccolo, però è un pesce da sopra il ponte. Fortuna che è piccolo, aggiungerei. Ma sembra che non tira più. Vediamo cos'è. Potrebbe anche non essere un pesce. Mi sa di no. No, è un pesce! È uno scorfano! Oddio!
Uno scorfano! Speriamo di tirarlo su. Eccolo! Oddio! Ragazzi, una nuova specie! Uno scorfano! Che spettacolo! Sì, c***o! Che bello, con il jig da 15 grammi! Spettacolo! Infatti dalla mangiata era tipico di un pesce di scoglio, ma che bello! Guardate che occhi cattivi che ha! Sul giugulo da 15 grammi! Fantastico, bellissimo! Da un ponte ecco la mia quarta specie norvegese, anzi quinta se contiamo quel pesciolino che ho pescato a mano, quella simil mostella. Guardate che bello che è questo scorfanetto! Questo mi dà una gioia incredibile, ragazzi, perché mi sembra di tornare in Mediterraneo a fare il light rock fishing. E adesso lo rilasciamo. Mi dispiace se l'altezza è tanta, ma sopravviverai. Sì, ha ripreso subito. Come sapete, io i pesci di scoglio li adoro. Ovviamente adoro ancora di più i pesci piatti, per cui se si facessero vedere su quella canna là a fondo sarei più che contento. Dovrebbe essere questo, lo short spine sea scorpion, Mixocephalus scorpius. Mentre quello di prima non è la lota lota, è un altro pescetto piccolo che qui probabilmente non è presente. Pesce, o forse no, no, questa è un'alga, anzi un corallo, un pezzo di corallo che più o meno tirava come lo scorfano. Questo pure è un corallo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Una canna da pesca. Vediamo se riesco a tirarla su. Una canna da pesca, giocattolo. Ma non ci voglio credere. Ma è incredibile sta cosa. Una canna da pesca giocattolo con il jig. Oggi stanno succedendo cose davvero strane. Prima lo scorfano e adesso una canna da pesca con il giugulo sempre. Canna da pesca giocattolo. Ma è incredibile. Cioè, assurdo. Comunque, rilanciamo perché oggi sembra una giornata davvero particolare. Mi aspetto di tutto ormai. Come al solito ho perso il jig perché qua è pieno di ostacoli, per cui mi tocca rifare la montatura. Comunque a fondo non sta mangiando niente. Oh 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 oh, preso! Non ci credo. Il pesce più piccolo che abbia mai preso. Questo è un piccolo seit, povero. Niente, la giornata delle catture strane oggi. Mi vado a sedere in un posto, prendo ovviamente la mia canna trovata e aspetto che la marea salga un po', perché così non va bene. Non sto prendendo niente a parte lei. Ho switchato, stavolta metto la canna più leggera a fondo con un bivalve, mentre la pesante la utilizzerò per fare un po' di spinning. Comunque la marea si sta alzando in maniera vertiginosa. Pesce! Che cos'è? Una stella marina? Oggi, ragazzi, è il giorno delle cose strane. Mamma, che stella è questa? Oddio, se è viola! Una stella marina brutta, cicciona, con quante punte? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punte. Mai vista una cosa del genere. Non l'ho proprio toccata e la rilasciamo subito.
continuiamo. Io ve lo dico, oggi usciranno solo cose strane. Oh, queste sì che sono cozze. Una miseria, che bestie. C'è una valva di una cozza che è gigantesca, comprende tutte le altre. Madonna. Cozze, un'altra cattura strana. Cos'è sta roba? Un'altra canna? No, un bastone. Quante robe si prendo in questo fondo misto. Tutto tranne che i pesci. Cosa ho preso? Mamma mia, delle attinie giganti. Ma com'è che qui è tutto così grosso? Queste sono attinie, quelle piccole che vedete in Mediterraneo attaccate ad esempio, non lo so, anche alle vongole. Sono immense, mezzo chilo d'attinia. In questo modo sto scoprendo il fondale norvegese. Grazie a lui, al jig della Majorcraft. Eccolo, questo è un pesce. No, è un'altra stella. Questa è ancora più grossa. Oddio. Questa è più rosata dell'altra, ma penso sia la stessa specie. Ma che cazzo sta succedendo? Stavolta ero sicuro, convinto fosse un pesce. Che assurdità. Però mi sto divertendo, anche se non prendo pesce. Mi allontano dal ponte, perché voglio camminare un po' che sto congelando e poi voglio trovare qualche cod. È incredibile che oggi non prendo nessun cod. Ho preso un pesce. Questo è un altro seit. Vi giuro, non avevo avvertito di aver preso un pesce. Pesce, pesce, ed eccolo, il cod arriva sempre, anche se oggi me l'ha fatta veramente sudare. Micro cod per finire la pescata con il jig preso qua, superfluo. Una pescata assolutamente non facile in uno spot nuovo che ho provato su consiglio dei locali, però sono riuscito a prendere una nuova specie, lo scorfano norvegese, ed è stata una figata. In più ho preso quell'altro piccolo pesce con le mani addirittura, però è stato molto difficile cercare di prendere pesci decenti. Ho preso dei piccoli 6 e alla fine fortunatamente è arrivato il solito cod, che non può mancare mai, ma stavolta stava quasi per mancare. E tra l'altro con il jig ho tirato su un sacco di animali strani, e per questo è stata una pescata molto particolare rispetto al solito. Spero che vi sia piaciuta, lasciate un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale, e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao.